Amore, ti ho portato i fiori di zucca, però sono freschi e questi si devono fare subito. Subito? Per loro è facile dire subito. Che ci vuole? Fai così, fai colì, fai colà. Ci proviamo, però dobbiamo fare subito, subito. E facciamo le frittelle di fiori di zucca e poi componiamo un albero di Natale. Perché a Natale puoi. Fiori di zucca, albero di Natale, flash. Subito se devono fare perché sono freschi. Ne sanno gli indi. E quindi presto presto e subito subito li abbiamo puliti, li abbiamo lavati e adesso dobbiamo andare di padella con cipolla rossa come se non ci fosse un domani, rossa e bella che acuta, quindi una buona quantità di cipolla rossa, olio, evo, sale e facciamo saltare in padella il tempo che si dorino un po' tutte cose, perché il fiore di zucca non c'è bisogno di cuocerlo fino allo sfinimento, perché perde un po', giusto? Quindi giusto il tempo che tu dici, guarda, la cipolla è cotta, va bene così. Prima mettiamo la cipolla e subito dopo i fiori di zucca. Comunque procediamo che abbiamo poco tempo. Allora, quando si presentano così, si può astutare. Spegni. Li trasferiamo in una ciotola e ora prepariamo una pastellina per fare le frittelle. Ora ne abbiamo messo in un'insalatiera 3 uova intere, diamo una sbattitina e poi una volta che abbiamo 3 uova aggiungiamo 3 cucchiai di farina. Un pizzico di sale, poi si aggiunge grana grattugiato dal vivo, come dico io, mescoli sempre e poi aggiungi i fiori e le cipolle e mescoliamo tutto insieme. Altre 4 o adesso le dobbiamo fare leggermente più strette e adesso cominciamo con quelle proprio piccole. Allora, stiamo iniziando la composizione dell'albero, abbiamo finito di friggere, di inebriare tutta la casa di profumo di frittura e quindi ho preso un piattino piccolo bianco, poi ho preso una ciotola di vetro trasparente piccola, dentro ho messo un pezzo di grana piuttosto alto, infilzato lo stuzzicadenti e adesso andiamo a comporre l'albero di frittelle. Bella. Quindi che facciamo? Prendiamo la prima frittella grande e la infilziamo. Naturalmente dobbiamo non infilzare dal centro, dobbiamo fare in modo tale che sporga lateralmente. Poi prendiamo l'altra e la adagiamo. La base di vetro ci serve anche come, diciamo, il vaso dell'albero per essere più elevato. Abbiamo fatto l'albero, ora mettiamo il puntale. Aspetta un attimo, che premura! Abbiamo messo un pomodorino come puntale e poi dobbiamo fare nevicare perché nevica sempre, giusto? Vedi che bellino l'albero di Natale frittella day. Lui si muove, vedi, ondeggia, però non cade perché bene o male è sorretto anche dalla ciotola sotto, quindi. Ma poi nel momento in cui lo porti a tavola quanto può durare? Vabbè, manco per parlarne, perché è tipo un bolone che fa sicuramente. E niente, vi come al solito ringrazio e saluto per essere stati con me in questa frittellata day. È sempre un'idea carina per il nostro Natale a tavola.
vi saluto, vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale, accendere la campanella, di seguirci se vi va sui nostri social, quindi Facebook, Instagram, o visitare la pagina ufficiale, tutte accomunate sotto lo stesso nome, l'orto di Rosolino. Io e le mie cornicchie e tutto quello che vedete qui, e vi salutiamo e niente, ci vediamo alla prossima. Grazie e ciao! Stava cadendo il piedistallo. Tu immagini, ma la figura! Vabbè, a Natale puoi!